Log per esame episodio 2, incentrato su sociologia dei nuovi media, media, quello che volete. Questa è proprio solamente la parte post. Sono arrivato a casa alle 8, sono le 22. Va bene così. Esame, che è andato abbastanza bene, il voto lo trovate sempre in descrizione. Abbiamo fatto un sacco di cose, un viaggio fantastico. Dire un viaggio dell'eroe. Essenzialmente questo video è composto da 5 scene. La prima scena, che è la scena del badante, in cui troviamo noi grandissimi a recitare Letto d'ospedale, fantastico, dove c'è questo libro sacro, incredibile. Quello là lo apre e spunta il mostro col fumo. Effetti speciali. Ma aspetta, ma questo esame essenzialmente di cosa consiste? Ve lo dico dopo. Sequenza 2, vicoli, dove ci sono essenzialmente io che vado verso casa del nostro protagonista. Sequenza 3, notte, io entro a casa del protagonista e gli dico: Oh! Anzi, gli dico: Davide, non sono venuto qui a alle 3 di notte per fare, boh, una partita a Fortnite. Bau bau. Devo tentarti di una cosa importante, la mia discendenza egizia. Apro la valigia, mi vedo io, fantastico. Andiamo sul divano e gli canto la storia. Sequenza 4, il passato, dove abbiamo effettivamente utilizzato gli effetti speciali veri e propri. Abbiamo creato un tempio in 3D e l'abbiamo fatto crollare. Poi col compositing abbiamo messo il fumo, color correction ovviamente in tutte le scene. Abbiamo dato un tono freddo, a parte nella sequenza 4, dove abbiamo reso tutto un po' più giallo, cercando di alludere a un ricordo. Zuffa! E infine sequenza 5, dove c'è Davide che vede la mia morte al giornale. Lui: Ah, oh mio Dio, la morte! E poi il video finisce con l'inquadratura sulla lettera. Molto carino, lo pubblicheremo possibilmente e prossimamente su YouTube. Quindi vi lascerò comunque il link in descrizione. Non so quando pubblicheremo, sul canale Gruppo Elevazione. Per quanto riguarda l'esame, ve lo racconto, ok. Io arrivo in accademia alle 8 e un quarto, l'esame comincia alle 9. Nel mentre io mi ho studiato questo libro tramite dei riassunti, che poi mi sono riassunto, e poi ho puntato in questo libretto le parole chiave di tutti i capitoli, dallo 0 al 16, a parte l'11 che non completamente l'ho capito. Infatti, come vedete, è tutto scritto tranne qui, che è vuoto perché non l'ho capito. Si vanno le 9, anche le 10 e anche le 11. Però non mi ricordo quando abbiamo cominciato, però sono sicuro che siamo usciti alle 12 e mezzo. Quindi, mamma mia, tantissimo. Abbiamo fatto vedere il video, la trama un po' che non lo so se l'ha considerata molto, più che altro lui si è concentrato su quello che voleva, essenzialmente l'effettistica speciale. Cioè la nostra punta di diamante è stato il fatto che abbiamo creato qualcosa da zero tramite Blender, tramite compositing. Però perché lui comunque aveva detto: Guardate, voi non avete mai fatto effetti speciali, quindi usate un programma che sia Wonder Studio. O Wonder Studio, non lo so. Essenzialmente sostituiva le persone, ai personaggi simili a The Sims. Uguale, quindi effettivamente col contesto reale ci stava ben poco. Gandalf ha fatto il tempio, mamma mia, sempre lui. Vesti tipo staccarti. Comunque ci ha fatto i complimenti per il video. Anzi, dopo l'esame ha chiamato anche il creatore del nostro corso. Possiamo mettere in questo modo, si è credo vantato, non l'ho capito se si è vantato oppure ha detto: Ah, guarda i tuoi figli cosa hanno fatto. Non lo so, non mi ricordo. Però comunque ha apprezzato pure l'altra persona. Finisce di vedere il video e lui ti fa: il video già come valutazione mi è sufficiente. Poi ci penso un po'. Vabbè, dai, gli faccio le domande. E ci fa le domande. I primi due, argomento praticamente a scelta. I secondi due, tra cui io, domanda su cinema e televisione. E gli ultimi due, domanda su Facebook e i vari social, vabbè, cose sul simbolismo essenzialmente. Esame è andato abbastanza bene, il voto sempre in descrizione, lo ricordo. Poi siamo usciti, ma questo non è un vlog pre-esame, questo è un vlog anche tutto. Siamo usciti e siamo andati a girare in un'altra città, spostandoci col treno. Un'altra scena, che è per la materia che avrò il 29. Non so questo video quando lo farò uscire, quindi scusatemi per tutto quanto. Tutto bello, bella giornata, sono contento di tutto. Certo, potrei anche non registrare in pigiama, ma registrare comunque, insomma, un po' più professionalmente, ma hey, ci vediamo al prossimo esame, spero di far uscire questo video entro questa settimana, perché comunque devo lavorare all'altro video. Spero di fare una bella colata anche in questo video, perché ormai sto cominciando a editare con DaVinci, vediamo cosa succede. E basta così.
bella per voi.